Ciao ragazzi, in questo video vi spiegherò come montare correttamente i distanziali reparto corse. No, dai, vabbè, tutti i distanziali, è un video con dei consigli universali. Allora, ascoltatemi bene. Il primo passo da fare è quello di pulire molto molto accuratamente il mozzo e il cerchio. Il cerchio molti lo ignorano, non so perché. Ovvero tutto quello che va a contatto con il distanziale, quindi da questo lato il mozzo e da questo lato il cerchio, vanno puliti accuratamente con una spazzola metallica o eventualmente con della carta vetro. Se effettueremo questa pulizia, non avremo le vibrazioni. Perché? Perché una piccola parte di sporcizia ci farà entrare il distanziale storto, quindi non perfetto, ma leggermente inclinato da una parte. Anche un solo decimo sul mozzo diventa ben più di un decimo sulla ruota e quindi praticamente la nostra ruota farà così. E non è una cosa bella quando è in marcia. E se puliremo molto accuratamente, vedremo che il distanziale entrerà facilmente senza bisogno di martellare. Non martellate mai, c'è una follia, non va martellato. Quindi il distanziale entrerà facilmente fino in fondo, sentito il tac, e potrà ruotare sul mozzo. Quindi se il distanziale entra fino in fondo facilmente e ruota libero, siete sicuri di aver fatto un buon montaggio. Cos'altro può ostacolare? E qui vengo al terzo passo, al terzo consiglio. Cos'altro può ostacolare il corretto alloggiamento del distanziale? Lo può ostacolare una cosa che troviamo sul mozzo delle auto, in particolare sul mozzo posteriore. È un piccolo tappo, quindi simuliamo che abbiamo tolto la ruota. Questo è il mozzo, sul mozzo qui c'è un tappo. Questo tappo può creare problemi, soprattutto con i distanziali piccolini, quelli da 12, 16, 10 sicuro. Quando noi mettiamo il distanziale, questo tappo può impedire al distanziale di entrare correttamente e completamente. Quindi se noi non ce ne accorgiamo, magari questa coppetta impedisce per qualche decimo l'ingresso totale, quando noi andiamo a bloccare la ruota, il distanziale sarà spinto contro quella coppetta e si romperà qui, in corrispondenza dell'anello di centraggio. Quindi fate molta attenzione a questo aspetto. Un altro aspetto importante è la vitina. Se questo è un accessorio fornito nei distanziali Sparco, HR, Reparto Corse, APAC, quelli di fascia alta. Questa vitina però non sempre è installabile, cioè delle volte non si trova il foro, delle volte la vitina è di passo diverso, perché insomma per vari motivi le auto possono essere equipaggiate con varie vitine di queste. Quindi la Sparco ad esempio in questo caso la fornisce, se riusciamo a utilizzarla bene, togliamo quella di serie, mettiamo questa e siamo a posto. Se invece non riusciamo a utilizzarla, noi manterremo sul mozzo quella di serie. Facciamo attenzione che sia totalmente incavata e quindi quando noi andiamo a mettere il distanziale, questa vitina non sia di ostacolo. Se invece è elevata, quindi sporge, questa ci potrà creare problemi. Magari il distanziale andrà a urtare su quella vitina e sarà spostato. Se quindi quella vitina crea problemi, toglietela, non serve. Se la coppetta crea problemi, toglietela, non serve. Al massimo avete la possibilità di togliere la coppetta, montare il distanziale e mettere la coppetta sul distanziale. Il quarto aspetto da tenere in considerazione è la lunghezza del bullone. In linea di massima, se il vostro bullone di serie è 30 e state acquistando distanziali da 15, dovete controllare che il bullone presente nella confezione sia lungo 30 più 15, ovvero 45. Fornitori come la Sparco, insomma tutti quelli che ho detto prima, danno dei bulloni corretti di misura specifica per ogni distanziale. Però se l'auto è equipaggiata con un altro cerchio che magari ha un ET diverso e quindi un bullone più corto, più lungo, il fornitore del distanziale chiaramente non lo sa. Quindi è buona norma fare questa misura. Se non vogliamo fare questa misura, facciamo almeno un controllo prima di scendere l'auto da terra, ovvero montiamo il distanziale, montiamo la ruota e con auto ancora sollevata montiamo un solo bullone della ruota, bullone maggiorato di quelli forniti nel kit. Facciamo ruotare il cerchio e cerchiamo di sentire se per caso il bullone all'interno fa contatto, tocca da qualche parte o addirittura blocca la ruota. In quel caso lo togliamo
e lo tagliamo di qualche millimetro e risolviamo il problema. Chiaramente è consigliabile scoprire questo quando l'auto è sul ponte e quando mettiamo un solo bullone e la facciamo girare piano la ruota, e non scoprirlo quando abbiamo montato 16 bulloni o 20 e l'auto è a terra, sta camminando, insomma lì facciamo danni. Quindi mi raccomando, fate attenzione a questi 4 consigli che vi ho dato e vi garantisco che effettuerete un montaggio semplicemente perfetto. Continuate a seguirci, mi raccomando, e alla prossima. Ciao ciao!